Ciao amici delle fate e benvenuti in un nuovo video di Celidonia Studio. Oggi assisteremo alla nascita di una piccola baby fatina, partendo come al solito da una pallina di pasta polimerica. A te, dico a loro che ci guardano al di là dello schermo. Ma ti metti anche a conversare con il nostro pubblico adesso? Sì, certo. Ma Insomma, amici, sono curiosa di sapere, secondo voi, perché le fatine di Celidonia o mangiano o dormono? ti sembrano domande da fare? I nostri amici saranno interessati alle tecniche di modellato piuttosto, no? Sì, anche quello, però insomma, se avete delle risposte, scrivetemele nei commenti, che io poi le leggo tutte, insieme all'umana. Eccola, Ciao! presente, è quella che sta continuando a modellare nel frattempo. E poi, detto tra noi, mica è vero che tutte le fatine di Celidonia o mangiano o dormono. Ci sono pure quelle che ballano, come le Dancing Fairy. Ve le ricordate? Vi metto il link in alto a destra. Nel frattempo ho quasi finito di modellare il volto, che sì, in effetti dorme. E adesso sto aggiungendo un pochino di pasta polimerica nera per creare le fessure degli occhi e poi le sopracciglia del colore più o meno di quello dei capelli o al massimo mezzo tono più scuro. Ho fatto poi un ovale un po' allungato per il corpo, con un accenno di collo per poter inserire agevolmente la testa. E poi passo a modellare le braccia, o meglio, un sussurro di braccia, perché ci serviranno solo le quattro dita che sono quelle che escono dalla fascia della fatina. Una volta inserite le braccia, subito in forno per la cottura. E poi posso passare alla colorazione con i colori ad olio alchidici. Con della colla vinilica a presa rapida attacco i capelli, che sono appena un ciuffetto di viscosa. Passo poi a creare la cuffietta con dei veri petali di rosa.
Li attacco sulla testolina sempre con un po' di colla vinilica a presa rapida. Preparo poi una soluzione di acqua e Vinavil, dove andrò ad immergere la striscia di stoffa che sarà la fascia della nostra fatina. E questa soluzione mi servirà sia da indurente che da colla. Poi vado ad aggiungere qualche altro petalo e del muschio colorato che vado ad attaccare però con della colla specifica per la stoffa, un po' di lichene, poi un nastrino per chiudere e immancabile il campanello e naturalmente le ali. Se volete imparare a realizzarle, cliccate qui in alto a destra. Queste sono ali piccole e fragili di una fatina neonata che deve ancora imparare a volare, quindi abbiamo bisogno di coprirle e proteggerle con qualche petalo di rosa. E come tocco finale un po' di glitter, scagliette e sfere iridescenti. Ve lo dico piano piano per non svegliarla. Il tutorial è terminato e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Per iscrivervi al canale e non rischiare di perderlo, cliccate qui sotto sul tasto iscriviti. Se avete domande, scrivetemele nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, cliccate mi piace e condividete. Ciao ciao! Ciao! Piano, che così la svegli! Ops, scusa!